Buongiorno a tutti da Fine in Cucina e non solo. Voglio mostrarvi l'unboxing di questo articolo che ho comprato mesi e mesi fa, cioè il diffusore di essenze del Lidl Silvercrest, la marca. Lo volevo da tanto, poi finalmente l'ho comprato, ma poi non l'avevo più aperto, allucinante. Comunque dentro troviamo il libretto delle istruzioni, è tutto impacchettato molto bene, troviamo il misurino dell'acqua e due essenze. Una è la lavanda, che non è la mia preferita, ma vabbè. E l'altra è al sandalo. Dopo, nella confezione troviamo anche ovviamente la presa della corrente, l'adattatore e il corpo vero e proprio del diffusore, che in realtà è molto molto semplice, è di plastica ed è un contenitore con il suo coperchio, come potete vedere. Ha il tastino di accensione sul davanti e sul dietro l'attacco per l'adattatore della corrente. E dentro c'è la cavità, insomma, per poter mettere l'acqua e le essenze. Adesso litigo un po' col filo. Il filo è molto comodo così, con questo piccolo vano che non dà fastidio quando lo andate a mettere su una base piatta. Ecco. Adesso vi mostro come funziona questo aggeggio. Allora, praticamente andate a inserire la presa di corrente dove volete, dove intendete posizionarlo, riempite con al massimo 120 ml di acqua, misurandola appunto col misurino. Io ho messo l'acqua della bottiglia, ma potete usare anche quella del rubinetto. Comunque è segnato tutto nel libretto delle istruzioni. Dopodiché inserite qualche goccia di essenza, anche questa la dose è o 2 o 4 gocce in base anche all'intensità che volete. Io credo di averne messe forse 2 o 4, 2 forse, che non scendevano ovviamente, 2 mi sembra comunque, perché la fragranza sandalo anche quella non mi piace molto, quindi volevo una cosa soft. Non se ne parlava di scendere comunque da quel flaconcino. Poi dovete fare attenzione a come inserite il tappo in modo tale che non vada a coprire il foro da dove esce il vapore. Adesso sto srotolando i chilometri di filo. Inserisco la presa e schiaccio l'accensione. E subito si accende la luce LED che cambia colore anche se dal video non si vede bene, e comincia a uscire il vapore. I colori sono i classici del LED, insomma. Adesso ho spento anche un po' la luce per farvi vedere meglio. Se schiaccio 2 volte, confermo la fuoriuscita del vapore e una tipologia di colore, non so, il blu o il rosso o il verde. Mentre se schiaccio 3 volte, continua a uscire il vapore, ma non c'è il colore acceso, non c'è il LED acceso. Vedete così. E il vapore continua comunque a uscire, se non vi fa piacere, insomma, che cambi colore la luce. Invece la quarta volta lo spengo addirittura. E rieccomi. Allora, piccolo inserto bon prix in questo video. E mi servivano dei pigiami e altre cosine e quindi ho ordinato anche in virtù del fatto che c'era uno sconto supplementare del, mi sembra, 10 o 11%, e che comunque con l'ammontare dell'ordine non pagavo le spese di spedizione. Di conseguenza ho fatto questi acquistini per me, perché facendo finalmente il cambio dell'armadio non ho pigiami e dunque mi sono attrezzata per l'inverno. Ora vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, ho preso due pigiami e una camicia da notte, in più ho preso una tendina.
E i pigiami mi sono resa conto dopo che sono tutti a tema pinguino, ma non importa, tanto va bene così, non mi interessava più di tanto la stampa, quantomeno sì, invernale, natalizia, ma non che fossero tutte uguali o diverse. Allora, questo è il primo, misura 58-60, perché lo sapete che i pigiami li prendo stra enormi e comunque l'ho provato sopra i leggings e mi va bene, di conseguenza sarò comodissima. La maglia è un cotone medio, così come anche il pantalone, anche se il pantalone non credo che sia proprio del tutto cotone, la maglia sicuramente sì. La stampa è questa col pinguino con la sciarpa ed è carina. Non pensavo fossero leggermente più felpatini in quanto pigiami invernali, invece no, ma devo dire che non è un disturbo perché comunque nel letto ho la trapunta pesante, quindi si sta bene anche così, non è eccessivo. Questo invece è il maxi camicione da notte, sempre blu scuro e sempre con la medesima stampa. Questa volta nel girocolletto non c'è il richiamo dello scozzese rosso. E anche questo è di un cotone, devo dire, leggero, però ripeto, può andare bene anche perché magari io la sera ho anche su noi le chiamiamo le scialline, che sono degli scialli fatti dalla nonna, ne ho diverse fatte da parenti, eccetera. E sul divano comunque ho sempre il trapuntino, di conseguenza poi non è un problema che sia più leggero il pigiama. Non mi va di mettere i pigiamoni comunque felpatoni come una volta. Sto diventando vecchia e quindi ho le scalmane e va bene così. dimenticavo, questa misura è 62-64, che credo sia la massima che hanno e veste veramente grande. Questo è l'ultimo pigiama, sempre con motivo a scacchi rosso pantalone. In questo caso il pantalone è leggermente felpatino, di flanellina leggera e proprio leggero, non è quel flanellone assurdo che si usava una volta. E anche il cotone della maglia mi sembra leggermente più pesantino, appena appena. Anche qui pinguini, Merry Christmas, vabbè. Carini, le stampe sono comunque carine anche dell'altro. E anche qui c'è il richiamo del pantalone. I prezzi di questi pigiami e camicia da notte sono intorno ai 15, 16, 14. Comunque l'ho pagato un po' meno perché appunto ho usufruito di uno sconto che, se non ricordo male, era dell'11%. Infine ho comprato anche questa tendina con le alci che mi sono sembrate carinissime perché non sono fatte, diciamo, come posso dire, sapete quei disegni un po' infantili dell'alce, invece questa è proprio fatta bene, mi è piaciuta, carina. Vabbè, poi c'è il cuore e il fiocco di neve e questa la vorrei mettere in bagno. La misura è 90 per 60 e forse un pochino piccolina, ma non importa, non fa niente, la metto lo stesso, mi piace lo stesso. In più c'erano anche queste pallette che credo vadano messe comunque tra i passanti, però non so se le metterò sinceramente. Questa vi faccio vedere anche come viene sulla mia finestra.